Inaugurerà la piazza tagliando il nastro. Poi ragazzi, siate pronti, quando il sindaco taglia il nastro io vi dico di lanciare i palloncini, con la benedizione ovviamente di Don Donato. Prima la benedizione, date un microfono, ok. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sono qui a nome del vescovo che è impegnato a Roma per l'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana, e a nome suo facciamo la benedizione di questa piazza, ringraziando innanzitutto il sindaco, l'amministrazione comunale, i tecnici, le maestranze che si sono impegnate per rimettere a nuovo questa piazza storica della nostra città luce. Ci raccogliamo in preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Carissimi, Cristo Figlio di Dio è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità tutti gli uomini dispersi. L'apertura di nuove piazze, di vie di comunicazioni, l'allestimento di mezzi di trasporto per abolire le distanze e congiungere luoghi divisi tra loro, contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna, secondo il disegno provvidenziale di Dio. Ricordiamo il Signore per i tecnici, gli operai che hanno progettato e realizzato quest'opera e per quanti, d'ora in poi, continueranno a beneficiare. Ascoltiamo intanto la parola del Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Parola del Signore. Rivolgiamo la nostra preghiera al Signore con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Diciamo tutti insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi
che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questa piazza. Il tuo angelo li precede e li accompagni, perché superata ogni insidia, giungano sani e salvi alla meta desiderata. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e su questa piazza e con voi rimanga sempre. Amen. Questa è una piazza che per troppi anni non rappresentava più la bellezza di Lucera e l'importanza del luogo, che è, accomodatevi così ci togliamo dalla strada. Luigi, ci avviciniamo. Innanzitutto volevo ringraziare tutti ed ognuno di quelli che si sono impegnati per far sì che questo risultato potesse essere raggiunto. Era uno degli obiettivi della mia amministrazione poter trovare un po' di risorse per ridare decoro ad una piazza che per troppi anni è stata in condizioni veramente pietose. Io ricordo la breccia messa per poter chiudere le basole che erano ormai franate, che si erano cedute sotto il peso delle auto e del tempo e dell'incuria. Purtroppo riqualificare il centro storico comporta dei costi importanti, ma la bellezza del nostro centro storico è il nostro futuro. Questa è una piazza che racconta tutta la bellezza e la storicità della nostra città, è una piazza che serve da biglietto da visita per questa parrocchia, per questa comunità parrocchiale che tutti i giorni la percorre. Come avrete potuto notare, all'ingresso c'è un dissuasore perché questa piazza non sarà più adibita a traffico, non sarà più consentito il traffico e non sarà più adibita a parcheggio. Questa è una scelta per salvaguardare questo lavoro, per salvaguardare questa bellezza che è stata ricreata. È chiaro che la bellezza va custodita e mi riferisco per esempio a chi con incuria totale tutte le mattine puntualmente decide di mettere la busta, tre buste di immondizia all'angolo di quella piazza, facendo finta che questa bellezza non esiste. E questa è una cosa che veramente mi lascia inorridito, perché ho sempre sostenuto che la bellezza inibisca la stupidità. A volte non è così. Quindi vi prego di rispettare le regole e di non farmi più vedere, di non farci più vedere questo scempio, perché la piazza è di tutti e vederla di nuovo sporca e logora il giorno dopo il termine dei lavori veramente è una cosa che non ci fa onore. Vi dico che la Polizia Municipale è stata già interessata della questione, quindi avrà un occhio vigile, ma l'occhio deve essere vigile, Don Luigi, da parte di ognuno di noi, a partire dai bambini, a finire all'ultimo dei parrocchiani e l'ultimo, diciamo, che transita in questa piazza per motivi occasionali, perché la bellezza è di tutti. Vi dico questa piazza è stata rifatta con grande sforzo, sia economico che umano. L'assessore Pagliara sa quante volte l'ho stressata per far sì che questi lavori
potessero andare avanti. Quante volte ho stressato l'architetto Altobelli, Lucio Barbaro e tutta l'amministrazione che mi aiutasse per far sì che i lavori si potessero concludere, perché in questa città c'è un'altra cosa che accade spesso: i lavori partono e non si finiscono. E questo era il nostro intento, dimostrare che potesse essere una cosa diversa Piazza San Giovanni da quello che abbiamo visto in passato. A breve inaugureremo anche Piazza delle Terme Romane, che era un immondezzaio di questa città, e da quando io ero piccolo tutti speravamo che si potesse aggiustare. Anche quella è stata conclusa. Il mio è una richiesta corale ad ognuno di voi, per far sì che questo luogo, ma tutti gli altri che andremo a sistemare, a rifare, venga da voi prima di tutto custodito, perché noi siamo solo di passaggio, ma la città resterà ai nostri figli e ai nostri nipoti. E mi auguro che ognuno di voi, insieme a noi, insieme alle vostre famiglie, possa lasciare una città migliore e non una città distrutta, perché altrimenti ci giudicheranno per questo. E mi auguro che questa città, questi anni, possano essere anni invece ricordati per la bellezza e per la cura della nostra città. Don Luigi, noi vi consegniamo questa piazza degna di questa parrocchia. Credo che questo sia un gesto doveroso che questa amministrazione doveva fare. Grazie a tutti. Grazie al sindaco, facciamo un bel applauso. Penso che la dottoressa Tagliara abbia avuto qualcosa. Buon piacere. Visto che ci hanno ricordato, ricordati dell'altro, che è un'altra cosa che è stata fatta. Certo. Collaborazione pubblico-privata. Io oggi mi sento emozionata di essere qui, è bellissimo vedere così tanta gente oggi presente. Io il primo ringraziamento che volevo fare è ai residenti di questa piazza, che hanno avuto tanta pazienza, hanno avuto comunque mesi nei quali gli è stato magari interdetto un attimino l'ingresso nelle loro abitazioni, però penso che il risultato ripaghi tutta la cittadinanza degli sforzi che sono stati fatti. Io tutto ciò che era da dire l'ha detto già il sindaco, quindi io volevo fare solo i ringraziamenti. Volevo ringraziare l'architetto Altobelli e Lucio Barbaro, perché loro sono i tecnici che hanno dato vita effettivamente a questo progetto. L'architetto Altobelli poi è il tecnico che secondo me qualunque assessore vorrebbe, perché lui è qui tutti i giorni, lui ci stressa, è lui che stressa noi, perché non ama le cose fatte male. Poi ha trovato l'accoppiata perfetta, che è Lucio Barbaro, che è uno dei tecnici comunali penso più perseveranti del nostro comune. Io ringrazio tutti voi, mi collego a tutto ciò che ha detto il sindaco. Lucera è di tutti, non è solo nostra, non è del sindaco o dell'assessore che oggi sono qui a dire che è stata fatta Piazza San Giovanni. Lucera è di tutti. Quindi come rispettiamo e come vogliamo il rispetto all'interno delle nostre abitazioni, quello è il rispetto che dobbiamo dare alla nostra città. Chiudo soltanto ricordando, perché il sindaco non ha ricordato in apertura, che oltre al rifacimento di Piazza San Giovanni è stato anche pulito e sistemato l'arco di Porta Foggia. Quindi diciamo che questo quartiere una boccata d'aria l'ha vista con questa amministrazione. Grazie. Se mi posso permettere, l'arco di Porta Foggia, per correttezza, Don Luigi, è stato fatto grazie a innanzitutto ad un grosso intervento privato della famiglia Scarano, dell'avvocato Scarano, che ringrazio. E poi una piccola parte ce l'ha messa il comune, perché era doveroso completare quella ristrutturazione dell'arco che ci rappresenta insieme alle tante bellezze di città. Beh, facciamo un altro applauso, perché va fatto a tutti quelli che veramente hanno lavorato e si sono impegnati. Adesso vi invito ad accogliere, diciamo, quella che occupa più di tutti questa piazza e che rappresenta la parrocchia e che rappresenta tutti noi. Con un bel applauso accogliamo la nostra Madonna, che sta per andare in pellegrinaggio. Dai, sì.
avanti. Ok. Siamo in piedi. Gesto molto bello, una dama medievale consegnerà al sindaco dei fiori che il sindaco a nome di tutta la cittadinanza di Lucera, della città di Lucera, offrirà, restituirà alla Vergine della Misericordia. Un applauso. Canto ovviamente e una corona bella, perché non dimentichiamo che Santa Maria è la nostra patrona. Abbassate, abbassate. Giuseppe, non abbassano. Ok. Sì, appoggiala così, non c'è problema. Ok, bel applauso. Cince il tuo capo. Fulgente stella,
insieme. Ci richiama a te, Santa Maria, proteggi questa città devota. Madre le guida e reggi, chi ci confida in te. Allora, a nome della comunità parrocchiale, grazie a tutti, grazie al sindaco, all'assessore, a chi sia, all'amministrazione comunale. Vai. Posso, Don Luigi? Sì, vai, vai. Oltre a ringraziare Don Luigi e tutta la comunità parrocchiale, volevo di cuore ringraziare gli sbandieratori e musici e tutti, Marcello e tutti i ragazzi, diciamo, che della comunità, che si sono impegnati per questa bellissima manifestazione e per tutto quanto di bello si fa in questa parrocchia. Grazie, grazie di cuore. A voi. Di nuovo grazie a tutti e noi, se ci permettete, riprendiamo il nostro consueto pellegrinaggio per il quartiere, dove celebreremo la Santa Messa in quella zona. Componiamo la fila, intanto gli sbandieratori vi mette qua. Dai, salutate la Madonna con un... Ciao, come stai? Fatevi da fare.